Ex tronista condannato a 1 anno e 2 mesi di carcere. Arrivano delle brutte notizie per un ex tronista di Uomini e Donne, il dating show di Maria De Filippi. Stiamo parlando di Ivano Marino, che per anni ha perseguitato il nuotatore olimpico Alex Di Giorgio, minacciandolo di riferite a tutti che era gay. L'ex partecipante del programma Mediaset è stato condannato a 1 anno e 2 mesi di carcere per stalking, diffamazione e sostituzione di persona. L'ex tronista Ivano Marino e le minacce al nuotatore Alex Di Giorgio. I fatti contestati all'ex tronista di Uomini e Donne risalgono agli anni 2013 e 2014, quando Ivano Marino, dopo aver frequentato per mesi il nuotatore Alex Di Giorgio, ha incominciato a minacciarlo pesantemente di dire alla stampa della sua omosessualità. L'uomo lo ha tempestato di telefonate e addirittura lo ha pedinato. Come è riportato sul quotidiano Il Messaggero, in una udienza blindatissima a svelare le varie pressioni subite dallo sportivo, era stato chiamato dalla procura anche il vincitore di Amici e del Festival di Sanremo, Marco Carta. È vero, voleva far circolare quella voce, virgola. Aveva confermato il cantante sardo che qualche mese fa ha fatto coming out a Domenica Live di Barbara D'Urso. Le confessioni del nuotatore Alex Di Giorgio contro Ivano Marino. Mi sono deciso a denunciare perché non ce la facevo più, con accento grave. Ha raccontato Alex Di Giorgio nell'aula di tribunale. Il nuotatore, inoltre, ha affermato che l'ex tronista gli inviava messaggi a lui, ma anche a conoscenti. Ha creato anche dei profili fake a suo nome, e con sue foto. Oltre a questo sono stati esaminati tantissimi messaggi WhatsApp che intimava di riferirlo a tutti. Ecco il video dove mostra chi è l'ex protagonista del dating show di Maria De Filippi, e quello che ha fatto per essere condannato.